Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio sul mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato e quasi completato del tutto i deserti ventosi. Avevamo preso praticamente ogni cosa che ci eravamo lasciati indietro, ogni punto esperienza, cellula d'energia, frammento di cellula vitale, minerale dei Gorlek, qualsiasi cosa. Mancava solo la gara, da fare, ma ho deciso di lasciarla indietro. E questo minuscolo punto esperienza che quasi quasi direi di andare a prendere in questo momento, ma no. Non facciamolo ora, perché ora tocca all'ultima parte, l'ultimo grande ostacolo prima di arrivare alla fine dei deserti ventosi. Guardalo qui. Il volere dei fuochi fatui, la missione principale che ci portiamo dietro da quasi l'inizio del gioco, da quando Q è stata ferita, sta per volgere al termine. E qui abbiamo sotto le sabbie mobili, un fuoco fatuo è stato perso sotto le mulinanti tempeste di sabbia dei deserti ventosi. Trovalo per ridare il battito vitale alla terra, dobbiamo trovare il cuore della foresta, perciò andiamo, cerchiamo di... Guardate come... Com'è ostica questa zona. Sabbia, spine. Non c'è nient'altro. Bisogna essere molto abili qui. No! Mannaggia. Come vi dicevo, questa è una delle zone più ostiche dal punto di vista del platforming. Ecco qua. Lì abbiamo un seme che vado a prendere. Seme misterioso, ha un bagliore fioco. Forse qualcuno sa di che seme si tratta? Sicuramente qualcuno sa di che seme si tratta. No! Ho confuso il pulsante. Rifacciamolo. Tanto ormai avete visto come si fa questa parte, no? Bisogna farsi seguire dal missilone e prenderlo magari, se si riesce. Dai missilone, vieni. Come vi dicevo, è una parte un po' difficile questa, eh. Ecco qua. E ci siamo. O possiamo andare su di qui, oppure direttamente di là. Allora, qui non si può scendere, eh. C'è la prospettiva che vi inganna, però non si può atterrare lì, perché ci sono le spine. Abbiamo preso un minerale dei Gorlek nel frattempo. Infatti qui ce lo fa vedere. E abbiamo superato anche l'ultimo ostacolo. Come vedete siamo arrivati qui. Direi di curarci, spendendo un po' dell'energia, e andare avanti. Ci siamo, Ori. Il cuore della foresta riposa qua dentro. La luce del salice dello spirito aprirà ciò che è stato chiuso a lungo. Siamo dentro le rovine abbandonate. Siamo dentro queste rovine dei Gorlek. Guardate che belle che sono. Sono super ispirate. Sono le rovine tempestose. A livello architettonico, tanta roba, eh. Cioè, mi piacciono un casino, sono molto originali. E ci sono anche degli affreschi. O meglio, dei mosaici. In molte terre è sempre la stessa cosa. Per ogni albero dello spirito una luce, e per ogni luce un albero.
sempre in perfetto equilibrio. La luce da sola non è nulla senza il suo contenitore. Qui iniziamo ad avere la lore del mondo di Ori, eh? Attenzione. Iniziamo a capire come funziona il mondo in Ori. Come funzionano gli alberi dello spirito, le luci. Però, mentre la luce è eterna, nessun albero può durare per sempre. Quando il salice è invecchiato e i suoi rami sono diventati spogli, non ha potuto più prendersi cura della sua luce. Si è frantumata e noi siamo diventati semplici fuochi fatui di ciò che esisteva in passato. I figli del Salice, gli spiriti di Niwen, hanno sofferto nel declino. La terra è rimasta sepolta nelle tenebre e nella rovina. Gli spiriti non c'erano più e tutto sembrava perduto. Vi ricordate com'era sorpreso Squawk e in generale anche tutti gli altri personaggi di vedere uno spirito come noi a Niwen? Perché loro prima erano morti tutti. Gli altri come noi qui erano già tutti morti. Ma fu profetizzato che la speranza sarebbe giunta. La speranza avrebbe aperto i nostri occhi per vedere nel buio. La speranza avrebbe restituito la memoria di ciò che era stato dimenticato e ci avrebbe resi forti quando eravamo deboli. È così che il mondo guarisce. È così che il ciclo continua. I costruttori Gorlek sapevano che tutto ciò che è rotto si può riparare. Qui hanno protetto i fuochi fatui più fragili, il cuore della foresta. Noi avvertiamo la sua presenza nelle vicinanze, Ori. La luce sarà di nuovo completa. Sembra ormai tutto pronto. Qui non possiamo andare. Qui nemmeno. Qui c'è un fuoco fatuo. Dove, un pozzo dello spirito, scusate, lo possiamo salvare. E qui c'era un po' di corruzione. Oddio, sentite la musica, che bella. Quando il salice dello spirito morì, la mia luce vacillò. Ora sono nuovamente integro. Sono Seir. Il salice ci attende, Ori. Dobbiamo andare.
ma il solo modo per andare è... First try. Dai, me la bullo un po', perché questa è una delle sfughe più difficili che ci siano nel gioco, eh. Questa è una delle fughe più difficili, ragazzi. First try, a difficoltà difficile, niente male. Comunque, abbiamo aggiornato la missione. Ora dobbiamo andare qui. I fuochi fatui si sono riuniti e in Seir, la luce dorata. Ora Seir deve tornare al salice dello spirito. Qui c'erano... questi sono i territori di caccia, vi ricordate? Qui c'è Stridula. Qui infatti noi non potevamo passare. Vedremo come cosa sarà cambiato, perché noi effettivamente ora dobbiamo andare lì. Però prima di farlo, andiamo a prendere una cosa qui sotto. Anzi, a dire la verità, non possiamo ancora prenderla. Prendiamo solamente quel frammento di energia. Perché questa parte è una zona un po' misteriosa. Con questa musica stupenda. Di cui capirete il senso solamente dopo... dopo aver completato una particolare missione. Tanto in cui prendo la cellula energetica. E vi faccio vedere che qui in fondo... vi faccio vedere cosa c'è qui in fondo. Qui abbiamo la statua dove era racchiuso il cuore della foresta. E qui abbiamo un frammento di mappa di pietra. Molto particolare, anche molto decorato. Però non possiamo ancora fare nulla qui. Ricordatevi però di quel frammento. Allora, nel frattempo, dato che abbiamo ancora un pochettino di tempo, direi completare la missione della gemma. Ci aveva detto di andare a parlare Squark, ci aveva detto di andare a parlare con no, non si chiamava Squark lui, il viandante piumato. Oddio, ho un vuoto di memoria, non mi ricordo come si chiama lui. Comunque ci aveva detto di andare a parlare ad un esperto di pietre preziose, potrebbe essere Grom. Vediamo.
La foresta è viva grazie alla notizia che la luce è di nuovo integra. Mi conforta sapere che le rovine della mia casa siano servite al loro scopo. Ora vai, spirito, il salce ha atteso già troppo a lungo il ritorno della luce. Ok, vediamo se possiamo fare qualcosa. Ancora no. Con il minerale dei Gorlek non possiamo completare nulla, ce ne serve ancora uno. Vediamo se lui no. Ok, non è lui allora. Andiamo allora a chiedere ad un altro che potrebbe essere un esperto di pietre preziose. Twinlen. Oh, che meraviglia! Un frammento grezzo in ottime condizioni. Un ritrovamento davvero raro. Di solito i frammenti spirituali che trovo sono già raffinati, abbaglianti e bellissimi. Vedi, gli antichi artigiani comprendevano meglio l'arte. Tuttavia, questa la luciderò più che posso. Hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Percepisce i segreti nelle vicinanze. Missione secondaria completata. Ottimo, abbiamo un altro frammento. Che ci permette essenzialmente di vedere le pareti invisibili. E basta, cioè è quello il ruolo di questo frammento qui segreto. Vedi, i muri segreti diventano semitrasparenti. Detto ciò, magari possiamo andare finalmente a prendere questa cosa qui, che ci portiamo avanti da un sacco di tempo. Allora, da dov'è che si scende? Di qua. Dai, vai giù, forza. Bravo. E vi ricordate, qui c'era la sabbia. Ora però la sabbia non c'è più. Quindi, hoppa! Esperienza. E un altro luogo in cui c'era la sabbia era questo. Quindi andiamoci. Ecco qua. Lui, non mi ricordavo più il suo nome. Tok, esattamente. Squawk? Stavolta l'hai fatta grossa. L'unione della luce deve essere sicuramente un buon segno, ma la terra trema, e poi ci sono quelle luci all'orizzonte. E stridula, è stata avvistata sul crinale piangente. È sufficiente a farmi voler cercare un nido e restarci. Ok, stesso dialogo. Allora, qui sotto dovrebbe esserci la sabbia. Esattamente, andiamo. Possiamo anche respirare sott'acqua, possiamo anche scattare sott'acqua. Ormai abbiamo quasi tutte le abilità di movimento, vi ripeto che me ne manca solo una. Possiamo passare qui sotto e prendere una cellula vitale. Mentre qui sopra c'era la casa di... Ok, frammento di cellula vitale. La casa di Lupo, il cartografo, che ci aveva dato questa missione, mappare tutto il Bosco Silente, essenzialmente. Cosa che non siamo ancora riusciti a fare, perché Bosco Silente siamo solo al 64%. Ci manca questa zona qui sotto. E se non sbaglio anche questa zona qui. Poi per il resto dovrebbe essere tutta completa. Sì. Qua siamo nella valle di Quolok, quindi non conta. Ecco fatto. A questo punto però il video direi che finisce. Anzi, andiamo a prendere quella piccola cellula di esperienza e poi finiamo il video. Così almeno completiamo anche i deserti ventosi. O meglio, forse completiamo solo i deserti ventosi. Potrebbe essere l'unica mappa che completiamo, che abbiamo completato almeno in questo walkthrough. Comunque fatemi sapere nei commenti se volete che io faccia magari il 100%, perché volendo lo posso fare. Cioè non è un problema. E poi combatto per avere un po' più di esperienza. E qui sotto dovrebbe esserci dell'esperienza, esattamente. Qui sotto. Qui però non posso andare, quindi mi sa che devo tornare indietro di qua, vero? Tornare indietro di qua è un po' difficile. Beh, non così tanto in realtà, possiamo semplicemente chillarcela qui nel chilling, fare le nostre belle giravolte e tornare indietro in maniera facile. Ecco qua. Allora, per arrivarci si può arrivare da sotto. Ok, da qui quindi. Esattamente, eccola qua. L'esperienza che ci eravamo persi. Non bisognava nemmeno saltare più di tanto, in realtà. Ecco fatto. Deserti ventosi comunque sono all'89%. Vuol dire che qualcosa ancora ci manca qui. Però non ti saprei dire cosa. Forse considera la gara. O forse considera questa zona qui. Vabbè, comunque vedrò cosa posso fare. Perché a me sembra tutta completa. Vediamo, eh.
No, sono. Ho zoomato un po' troppo. Però sì, a me sembra tutta completa, quindi non so cosa voglio cercare. Forse questo buco qui. Manca ancora. Le rovine sono state completate. Quindi forse è proprio la gara che intende come completato. O anche la missione secondaria, che è questa del Grom, e quella della mappa di pietra che vi svelerò più avanti. Bene, detto ciò, qui nei deserti ventosi il video finisce. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video.